Intanto il ministro della difesa Mario Mauro, in visita a Bruxelles, ha dichiarato di voler aderire al digiuno per la pace indetta dal Papa. Allora vi facciamo sentire le sue dichiarazioni ai nostri microfoni. In ogni circostanza vanno ribadite le cose certe, che quello di Assad è un regime, che è in corso un conflitto gravissimo in Siria, a cui partecipano per conto terzi brigate sul campo che hanno forti legami con potenze regionali, e che la comunità internazionale deve essere fortemente attenta che tutto questo non deflagri in qualcosa di peggio. Bisogna vedere che in questi giorni lo stesso Assad, d'altronde lo dice nella sua intervista, iniziano a uscire fuori delle prove sul fatto che queste armi chimiche in realtà non siano state usate dal suo regime ma dai ribelli stessi. Qual è l'idea che l'Italia si è fatta riguardo? L'Italia dal 21 agosto, nel condannare l'utilizzo di armi chimiche, che è un fatto gravissimo e che è un crimine contro l'umanità, ribadisce che bisogna attendere i risultati dell'inchiesta degli ispettori delle Nazioni Unite. È nota la sua fede cattolica molto forte, avrà sicuramente visto l'appello del Papa per il digiuno per la pace il prossimo 7 di settembre. Lei intende raccogliere questo appello, partecipare a questo digiuno? Può starne certo.